parecchio tempo. Mi ha odiato per questa scena. Stare in equilibrio sulla sabbia, con Ernestino e il suo monociclo, stando fermo sul posto e agitando le braccia. Un'altra volta gli ho chiesto una cosa pressoché quasi impossibile, di andare con il monociclo, Ernestino, a Mostar, su quello che era il famoso ponte di Mostar e che, quando siamo andati noi, era una passerella in legno. Era veramente speciale il nostro rapporto ed è quello che ci ha permesso di superare molti momenti umanamente difficili che abbiamo attraversato a Mostar con i ragazzi, soprattutto nei momenti delle confessioni in cui questi ragazzi per la prima volta in vita loro tiravano fuori episodi veramente raccapriccianti durante la guerra. Molte famiglie a Mostar erano miste, madre bosniaco-musulmana, padre croato o viceversa. Uno dei ragazzi ci ha confessato che il padre a un certo punto aveva sbroccato di testa, era uscito di casa, era andato nella casa di fronte, dall'altra parte della front line, della linea di divisione, e aveva iniziato a sparare contro la propria casa, abitata dalla moglie e dai figli. Quindi ecco, ci trovavamo veramente a confronto con l'orrore. C'erano 7 teatri a Mostar, tutti rasi al suolo. Bambini che erano nati o cresciuti nella prima infanzia nelle cantine per salvarsi dai bombardamenti, prima dei serbi, dell'esercito serbo, e poi delle milizie croato-erzegovesi. La città si era spaccata in due. E la parte est, la parte bosniaco-musulmana, è stata travolta proprio dalla ferocia della violenza, di una guerra civile di cui sono state vittime. Pausetta sigaretta, le nostre ottime Chesterfield jugoslave.
Durano. Sono così confuso, Adamica e Zeina voglio così bene. Ho le loro foto attaccate sul letto. Con la tua. Tu fai parte del mio mondo, di quella parte più intima e segreta del mio mondo, che amo e per cui sono disposto a fare di tutto. Voglio che tu lo sappia chiaramente, in bocca al lupo. Mi dispiace non essere lì con te, non accompagnarti a Mostar in questo momento, ma sono con te, invisibile, sottile. Da grande vorrei imparare a fare l'angelo e a stare sempre vicino ai miei cari. Io ti conoscevo appena quando mi hai chiesto di andare a Mostar. Sono venuto felice, sono ritornato ancora più felice. Ho dato tutte le mie energie per lo spettacolo, per il laboratorio, per mantenere la casa di Hamiza quando siamo stati lì. Scusami, mi viene da piangere. Sono passati 15 anni. Sì. Quindi ora hanno. Sono uomini e donne, sì, con sì. Famiglia, sì, figli. Sì, con famiglia, tutti, più o meno tutti che lo so. E quelli che incontro a volte, sempre sono con bimbi, però ogni volta quando ci salutiamo. È un sorriso di ricordo al tempo da questo momento quando siete stati qui. Alcuni di loro hanno passato un tempo bruttissimo nella città che ti ricordi come era distrutta. Nella cantina sotto... Sì, sì. Lo so. Ed eccola, la tua marionetta che poi hai regalato sì. A Lea, sì. A mia figlia quando è nata. Ecco ragazzi. Ed ecco i nostri primi ragazzi. Alma, Taima. Maya Kazazic. Maya. Elma. Ecco Maya Kazazic. Sì. Lei è Sarajevo. Adisa. A Sarajevo è professoressa. Mi sembra che è professoressa alla facoltà o così, non lo so. C'era una grande magia, un'alchimia proprio, perché riuscivamo a creare veramente l'idea di un mondo migliore.
la prima cosa da fare è sempre prendere nota dell'esperienza. Le esperienze non hanno scelta. Non possono che arricchirci, anche quando ci lacerano. È nel cuore il segreto della relatività. Nel cuore la materia ridiventa energia e percorre la distanza al quadrato della velocità della luce. E nel cuore tutto ritorna. Il microscopico collassare di tutte le energie, di tutte le intenzioni, ridiventa gravità, si fa puntiforme buco nero, contenitore di tutto l'universo. Batti, cuore, universo in infinita espansione. Ora, contratto in quel minuscolo punto, più pesante della luce, tutto ritorna. Batti, cuore, io ti ascolto. Il tempo passa. Passa, passa. Passa velocemente, anche se siamo giovanotti. Come dicono, e il resto è il silenzio. E il silenzio va rotto con un urlo. Eh sì, proprio pensavo al momento quando ho detto il resto è silenzio, ma diventa un urlo. Guarda, avevamo pensato lo stesso. Non è la prima volta. Non è la prima volta. Noi, brate. Haiti.